No, non vi è, innanzitutto ho segnato qui, non vi è rifocillazione perché non vi è bar. Qui è soltanto un punto, cioè il punto blu, stiamo parlando di questo. Quindi sono i servizi commerciali relativi al punto blu, vale a dire un servizio di assistenza ai clienti della tangenziale e quindi non è un servizio commerciale così come classicamente inteso, cioè non è un'area di sosta, è un'area di sosta in caso di necessità. Per invece dice vi è un generico impegno da parte della tangenziale, faremo, diremo. No, non è così perché le prescrizioni che vengono resi dagli enti superiori, in questo caso dalla soprintendenza e quindi vale a dire per la sede ministeriale, quanto viene prescritto dagli enti superiori, poi la tangenziale non può realizzare, tangenziale come chiunque altro, non può realizzare delle opere in difformità dalle prescrizioni che diventano parte integrante dei pareri resi in sede di conferenza dei servizi. Quindi non è un generico impegno, non potrà mai realizzare un generico impegno, perché se realizzerà delle opere in difformità dai pareri resi all'interno della conferenza dei servizi, parleremo di opere sine titulo oppure abusive. Quindi non sfugge da lì. L'ultima cosa che volevo dirle, volevo toccare, l'ultimo punto che volevo toccare, il consigliere Palmieri, mi scusi, ma io riprenderò il caso di cui lei mi ha parlato. La ringrazio anche per avermi sottolineato diciamo, questo caso. Però se lei parla di qualcosa che ricadeva all'interno del cono di volo, ai sensi del PRA, perché lei ha parlato del cono di volo, dobbiamo dire che la tangenziale, cioè l'intervento previsto per la tangenziale ricade in fascia D, vale a dire la fascia più esterna, quella meno vincolata, quella con maggiori gradi di libertà, ai sensi delle norme per le redazioni dei piani del rischio aeroportuale. Comunque riprenderò quel caso, grazie per avermelo segnalato, è più di un caso. Allora lo apprendo e li riprenderò e guarderemo tutto questo. Mi impegno a farlo. Anche io quindi concludo, sono in piena consonanza con quanto dice diciamo, espresso dal vice sindaco. Ritengo che in quanto opere di interesse statale di disgiungere il momento tecnico dal momento invece che riguarda il tributo di questa città e le relazioni tra città e infrastruttura, che sono un tema fondamentale oggi di chi dà a chi, e quindi vi sono degli scambi necessariamente diversi che bisogna attivare all'interno della città. Ma dico di più, sono d'accordo con quello che diceva anche il consigliere Fiola, vanno introdotti altri interventi della tangenziale. Penso ad esempio a fuorigruppo, penso a punti di strozzatura, penso a ulteriori punti dove la sicurezza deve essere resa necessaria e flussi ulteriormente razionalizzati. Ma disgiungerei due momenti, c'è tutto l'impegno dell'amministrazione. Grazie. Chiedo scusa Presidente, ma diciamo, premesso il parere che ho espresso prima, ma posso sapere dove sta scritto l'interesse statale? Per leggerlo, perché non lo riesco a trovare. Ah, lo so nella Presidente, delibera, però mi è sfuggito, quindi se mi dite vai a... Dimmelo, leggo. Presidente, sull'ordine dei lavori. Consigliere, non l'avremmo segnata se non fosse così. Sì, adesso scusate, abbiamo la necessità anche di dare la possibilità a tutti di esprimersi. Consigliere, credo che sia interesse dell'Aula, davanti ai chiarimenti che ha dato l'assessore, adesso pronunziarsi sul rinvio che lei propone in commissione. Perdonatemi, l'oggetto lo abbiamo scritto noi. L'interesse statale ci viene riportato, quindi da qualche parte deve essere riportato, non nell'oggetto. Nell'oggetto l'abbiamo scritto noi, Comune di Napoli. Dove sta? Allora, è al secondo capoverso della prima posto, Presidente. È al secondo capoverso, vale a dire, con nota protocollo, il provveditorato interregionale ha chiesto alla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 38394, il DPR
883 del 94 è proprio quello che riguarda le opere di interesse statale. Viene che fa l'avvocato. L'interesse statale è la natura dell'opera, non è che l'opera si fa nell'interesse statale, è il tipo di opera che rientra in un interesse statale. Presidente, interveniamo a ruota libera tutti quanti, io sono disponibile, comincio a parlare pure io. Qual è l'interesse di fare sono un punto d'accordo, per sbancare una il collina? Sono mi d'accordo. Si spieghi qual è l'interesse di sbancare una collina e fare un punto blu, non si può fare da un'altra parte, ma per cortesia, votiamo quello che... Allora... Quindi mi pare che ci siano stati tutti i chiarimenti necessari per poter procedere. Allora c'è la proposta del consigliere Attanasio di rinviare il tutto in commissione. Se non ci sono interventi, metto in votazione. Dichiarazione di voto di Rinaldi. Stiamo votando la proposta di Attanasio. Allora, io voto favorevolmente alla proposta del collega e consigliere Attanasio, perché penso che tra di noi bisogna essere precisi. Allora, francamente a me non convince la definizione e dizione di interesse statale. Io ritengo che il tipo di intervento, per il tipo, come dire, di attività che si svolge, diviene di interesse statale. Ma ciò che ci viene sottoposto è il ribaltamento di questo punto di vista, ossia che l'opera si compie nell'interesse statale. È esattamente il contrario, cioè è esattamente il contrario di quello che sta scritto nella delibera. Quindi io penso che tra di noi ci vuole, e questo indipendentemente dai ruoli, opposizione, maggioranza, che è un po' di rispetto reciproco. Chi legge le carte deve almeno essere rispettato che ha un quoziente intellettivo e comprensivo alla pari di chi lo scrive. Quindi già il fatto che secondo me, posso sbagliare e me lo augurerei francamente, ci viene detto e rappresentato qualcosa di diverso da quello che ci sta scritto, già questo, come dire, dovrebbe consigliare l'Aula di accogliere, a mio parere, la proposta che fa il consigliere Attanasio. Secondo elemento, rispetto alle qualificazioni dei rischi, ma io sono abituato al fatto che vengono precisati. Che ci vuole a dire esiste questa, come dire, casistica descritta, non viene descritta. A noi ci si chiede di credere, appunto, ma la Democrazia Cristiana va di moda e qui credete al fatto che c'è un rischio, ma noi che siamo l'organo deliberante possiamo essere messi nelle condizioni non di credere, ma di verificare? E quindi ulteriore motivo perché attraverso la seduta della commissione i commissari possono, diciamo, utilizzare questo tempo per studiarla questa cosa. Terza questione, forse di prevalente carattere politico. L'amministrazione ci dice: teniamo distinto il tema. Da una parte vi è l'approvazione dell'atto deliberativo, dall'altro vi sono i temi che più o meno correttamente però l'Aula si sottopone e possono in un futuro essere sottoposti a una discussione, ad un tavolo tra noi e la tangenziale. Io ritengo, ma questo lo insegna la contrattualistica dei millenni, che uno dei modi per sedersi con una parte e avere la possibilità di aprire una discussione esattamente quando una parte ci chiede qualcosa. In questo momento la tangenziale ci sta chiedendo una cosa, un punto blu ci sta chiedendo, un punto blu è di interesse statale, ci sta chiedendo, come dire, la realizzazione di un'opera che gli serve. È una commercializzazione nel suo interesse, cioè non verrà l'autogrill. Il punto blu serve a tangenziare. È il suo commercio, è il suo business. Se non ci sediamo con tangenziale quando, chiedo scusa, ci chiede qualcosa, ma quando vi volete sedere? Non ci siamo riusciti in 20 anni. Va bene, allora andiamo, procediamo. Barriale. In modo veloce per dichiarazione di voto. È chiaro che dopo l'intervento del vice sindaco e dell'assessore
mi sembra anche chiaro che non c'è motivo di dubitare da parte nostra del buon servizio fatto sia dall'assessorato che dai servizi che dai dirigenti. Quindi io non trovo, come dire, pretestuoso il fatto che si porti un argomento in tal senso e si cerchi di velocizzare su opere che magari sono da anni sugli studi dei tavoli di questo comune e che ovviamente si trovano sempre cavilli o problematiche ostative a fronte, insomma, di realizzare o meno certe opere, che io non faccio un distinguo tra quello che è di interesse privato o di interesse pubblico. Se le cose vanno fatte e sono fatte bene e in regola e con estrema trasparenza, io non vedo perché bisogna opporsi a qualsiasi forma di iniziativa. Detto ciò, è chiaro che la proposta di Attanasio va in una direzione di una maggiore trasparenza, come quella anche del collega Rinaldi. Si può anche intraprendere questa strada, ma a patto che tutti quanti qui ci prendiamo l'impegno che entro pochi giorni nominiamo, eleggiamo il nuovo presidente della commissione urbanistica, affinché la stessa si possa riunire a breve e dare delle risposte precise, altrimenti passano altri 5-6 mesi e veramente passiamo per quella SISE che è completamente ingessata e ed in immobilismo totale. Grazie. Per in votazione vorrei che gli scrutatori Schiano, Palmieri e Lebbro facessero un po' attenzione ai voti che ora si esprimeranno. Metto in votazione la mozione d'ordine del consigliere Attanasio che chiede il rinvio in commissione della delibera. Chi è d'accordo per il rinvio, scusi, alzi la mano. Chi è contrario, resti seduto. Chi si astiene, lo dichiari. A maggioranza, si astiene Pasquino, a maggioranza viene rimandata. No, pensavo che ci fosse una diversa. E certo, Renzi è stato eletto. Allora andiamo avanti. Prima di procedere, faccia la verifica dell'appello nominale. Allora, sta parlando del numero legale. Va bene, il consigliere Moretto chiede il numero legale e facciamo l'appello. Allora, il rinvio della delibera giunta comunale numero 606 dell'8/8/2013 è stato rimandato in commissione a maggioranza. Adesso c'è la richiesta del numero legale e procediamo all'appello. Sindaco. Assente. Dio. Adesso che riprendiamo. Assente. Attanasio. Presente. Presente. Beatrice. Assente. Borriello Antonio. Assente. Borriello Ciro. Assente. Caiazzo. Presente. Presente. Capasso. Presente. Castiello. Assente. Coccia. Presente. Crocetta. Presente. Esposito Agnello. Assente. Esposito Gennaro. Assente. Esposito Luigi. Assente. Fellico. Presente. Fiola. Assente. Formisano. Presente. Frezza. Presente. Gallotto. Presente. Grimaldi. Presente. Guangi. Assente. Iannello. Assente. Izzi. Presente. Lanzotti. Assente. Lebbro. Presente. Lettieri. Assente. Lorenzi. Presente. Luongo. Presente. Per favore, stiamo, Madonna, attenti, non vi preoccupate, adesso quelli sono arrivati. Assente. Dopo Mansueto. Assente.
Marino, assente. Maurino, presente. Molisso, presente. Moretto, assente. Mundo, assente. Nonno, assente. Pace, assente. Palmieri, assente. Pasquino, presente. Rinaldi, presente. Russo, presente. Santoro, assente. Schiano, presente. Sgambati, presente. Troncone, presente. Barriale, presente. Vasquez, presente. Vernetti, presente. Zimbaldi, assente. Ci sono presenti Borriello Ciro, Borriello Antonio, no, ma i tre, Beatrice. Sindaco, assente. Addio, assente. Beatrice, presente. Borriello Antonio, presente. Borriello Ciro, presente. Castiello, assente. Esposito Agnello, assente. Esposito Gennaro, assente. Esposito Luigi, presente. Fiola, assente. Guangi, assente. Iannello, assente. Lanzotti, assente. Lettieri, assente. Madonna, assente. Mansueto, assente. Marino, assente. Moretto, assente. Mundo, assente. Nonno, assente. Pace, assente. Palmieri, assente. Santoro, assente. Zimbaldi, presente. Fiola, presente. Madonna. Presenti 32 su 49, il numero legale c'è, quindi possiamo procedere. C'è la richiesta di sull'ordine dei lavori. Consigliere Crocetta, sull'ordine dei lavori. Allora, volevo sottoporre alla sua attenzione e a quella dei colleghi la necessità, stante appunto l'emergenza dell'argomento, di un cambiamento nell'ordine di trattazione con la trattazione immediata della delibera numero 5. Relativa al mercato ittico. La delibera numero 904. Sì. Esatto, 904 all'ordine 29... del giorno, lei la vuole anticipare adesso. Anticipare, signore, sì, bene, se lei la vuole proposta... mettere all'attenzione ovviamente dei colleghi consiglieri. Allora, la proposta è chiara. Chi è d'accordo per questa proposta alzi la mano. Chi è d'accordo alzi la mano. Per favore, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario resti seduto, chi si astiene lo dichiari. Pasquino, allora a maggioranza passa l'inversione. Quindi adesso discutiamo della delibera di giunta comunale numero 904 del 29/11/2013, proposta al Consiglio, approvazione schema di concessione contratto tra il Comune e il Centro Agroalimentare di Napoli, CAN SCPA, con sede in Volla, Napoli, alla via Palazziello, località Lufrano, codice fiscale bla bla bla, relativa al servizio complessivamente inteso come mercato ittico all'ingrosso del fresco di Napoli, con la gestione consistente nell'uso esecutivo e nella manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il restauro e il risanamento conservativo dei beni demaniali costituiti dall'intera struttura mercatale sita in Napoli alla piazza Duca degli Abruzzi 48. I relatori sono l'assessore Fucito e l'assessore Panino. La parola all'assessore Panini. Oggi il Consiglio è chiamato ad esprimersi sullo schema di concessione contratto, come ricordava il Presidente, tra il Comune e il mercato agroalimentare di Volla. Concessione sta dentro ad una idea di un atto autoritativo, mentre il contratto è uno strumento negoziale. Preciso subito, perché me lo hanno richiesto alcuni consiglieri, ma immagino che l'interrogativo possa essere anche parte della riflessione di altri consiglieri,
che noi discutiamo in questo caso lo schema di concessione contratto su preciso suggerimento, indicazione dell'avvocatura comunale che con un parere espresso il 12 di agosto ha invitato la giunta comunale a sottoporre lo schema di concessione contratto al consiglio dicendo che nella delibera del 26 di giugno, dove peraltro noi avevamo parlato di contratto di locazione, se era chiara la volontà del consiglio comunale, essa non era altrettanto espressa e invece così avrebbe dovuto essere dentro a questo atto. Io non ripeto i tratti di una vicenda che ha coinvolto il consiglio e i consiglieri in più occasioni, ivi compresa la scelta di mantenere a Piazza Duca degli Abruzzi il mercato del fresco all'ingrosso dei prodotti ittici, evitando il completo trasferimento dalla sede storica del mercato ittico al Volla di Can. E l'ultimo atto, quello che precede l'affidamento definitivo, questo che vi proponiamo di assumere come consiglio, considerato che ad agosto la giunta aveva approvato un affidamento provvisorio al CAM di 60 giorni per velocizzare l'avvio della gestione dell'ittico. Farò un'introduzione molto stringata, peraltro sul punto relazioneremo io e l'assessore Fucito, che è l'assessore al patrimonio, un'introduzione molto stringata sulle decisioni, cioè sui contenuti degli atti che la giunta ha approvato e che manda alla valutazione e al voto del Consiglio, quindi sulle decisioni e non sulla storia che ci ha portato fino qui, perché essa è ben nota alle donne e agli uomini che compongono questo Consiglio Comunale. Vado per singoli punti. I tempi. Dal giorno 27 di maggio è sospesa l'attività al mercato ittico in seguito ad una serie di prescrizioni dell'ASL. Il giorno 3 agosto, con un mese di anticipo rispetto ai tempi originariamente programmati, risultano conclusi i lavori. Il 16 agosto iniziano le operazioni di consegna dell'immobile al CAN, operazioni che sono terminate il giorno 28 di agosto. Con settembre si è messo mano agli atti che oggi sono all'attenzione del Consiglio. È nostro impegno, sapendo che non dipende solo ed esclusivamente dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio, fare di tutto perché l'attività al mercato ittico possa riprendere con le ormai vicine festività di Natale. Perché proponiamo, lo accennavo sinteticamente all'inizio, una concessione e non un'altra modalità? Perché, dicevo, così si è espressa l'avvocatura comunale, laddove, rispondendo ad un quesito del servizio patrimonio fatto un qualche giorno prima, ha parlato esplicitamente della necessità di ricorrere allo strumento concessorio a titolo oneroso. In ciò l'avvocatura comunale e il sindaco, la giunta, hanno inteso compiutamente assumere questo orientamento. L'avvocatura comunale ha integrato anche un precedente orientamento del Consiglio Comunale che, con l'approvazione di un ordine del giorno, di una raccomandazione condivisa, prevedeva un contratto di locazione. L'avvocatura precisa, così come di seguito precisano gli atti che la Giunta ha approvato e rimette al Consiglio Comunale, che nella concessione, essendo mista la composizione del CAN, sono esclusi fattori di redditività e di lucratività che, se presenti, comporterebbero un altro tipo di procedura. La durata della concessione è una durata ventennale, con la possibilità di un recesso prima dei 20 anni in caso di inadempienza del CAN, così come prevede la possibilità, su valutazione del Consiglio Comunale, di poter prorogare al termine tale scadenza oltre il ventennio. Ci rivolgiamo al CAN, quindi perché scegliamo il CAN? Perché a tutti gli effetti, e in questo senso sono fondati tutti gli atti preliminari compiuti dal Consiglio Comunale, di nuovo ci soccorre il parere dell'Avvocatura Comunale, perché il CAN è a tutti gli effetti una società
che svolge attività strumentali alle funzioni proprie dell'ente, e questo giustifica quindi un affidamento diretto dal comune al CAN per la gestione dell'ittico, senza passare quindi per una gara di evidenza pubblica, e nello stesso tempo però il vincolo è quello concessorio. Il canone, il rapporto fra noi e il CAN dovrà essere coperto da una polizza fideiussoria da rilasciare al momento della sottoscrizione della concessione. Una stima del servizio patrimonio comunale ha definito in 161.000 euro annui più IVA il costo della concessione, quindi stiamo parlando di un importo di 13.450 euro mensili. Il canone sarà annualmente indicizzato, con la possibilità di un'eventuale maggiorazione del 18%. Nel sottoscrivere la concessione, il CAN si obbliga in modo particolare ad alcuni adempimenti. Il primo, garantire tutte le coperture assicurative dell'immobile di chi vi opera e rispetto alla copertura degli eventi che malauguratamente potrebbero accadere in quel luogo. Si obbliga la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. La manutenzione straordinaria, la cui autorizzazione dovrà seguire una procedura ben definita, potrà essere recuperata, per quanto riguarda i costi sostenuti dal CAN, dall'importo annuo del comune. E la manutenzione straordinaria è talmente necessaria che nello schema di concessione noi prevediamo che entro 6 mesi il CAN sia tenuto a presentare un piano complessivo di manutenzione straordinaria, affinché i servizi la possano valutare e validare e poi dare l'avvio formalmente ai lavori. La terza obbligo che assume il CAN è quello della gestione di tutti i servizi ausiliari del mercato, a partire dal controllo degli accessi fino a tutte le altre attività che qualificano